lettera ad un amico sincero dell'Alpi e di Carla. Chiedo a Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, di portare il suo saluto. Io credo che si possa dire che Carla oggi ci chiede, e ne parlo al presente, perché è e resterà sempre viva dentro di me e dentro di tutti noi. Oggi Carla ci chiede di ricordarla, senza mai dimenticare che nel nostro paese, vi prego, la liberazione è ancora incompiuta. La liberazione nel nostro paese è ancora incompiuta. Oggi i mali hanno un altro nome, ma non sono meno distruttivi. Si chiamano ingiustizia, disuguaglianza, corruzione, si chiama mafia. Da 166 anni parliamo di mafie. L'Italia non è ancora libera e il processo di liberazione che abbiamo sognato insieme prosegue. Si chiamano i mali egoismo, indifferenza, mancanza di umanità. Non può definirsi libero un paese con i nostri livelli di disoccupazione, con un problema di povertà relativa assoluta che tocca milioni di persone, la povertà minorile, la povertà educativa, la dispersione scolastica, un paese dove l'interesse economico prevale sul valore della vita. Ecco allora, amici, ricordare oggi Carla significa, perché l'abbiamo fatto insieme tante volte, in questa direzione, in questo senso, significa la verità, anche quelle scomode, difficili, significa anche chiedersi perché a oltre 75 anni dalla resistenza, dalla liberazione, e poi dalla Costituzione, molte delle aspirazioni di chi ha lottato anche a prezzo della vita non sono state realizzate. Significa riconoscere che la memoria, per non degenerare in retorica, deve farsi sempre più impegno e responsabilità. In questo momento della sua vita, non solo a parole, ma con i fatti. Carla ci ricordava che chi ha lottato per la libertà e la liberazione del nostro paese, e lo stesso vale per le vittime delle mafie, del dovere, dei terrorismi, non l'ha fatto per avere una targa, una corona di fiori o un discorso celebrativo, ma per una speranza di libertà e di giustizia che tocca ancora noi oggi, non dimenticando le cose positive che ci sono, che sono state fatte, ma la strada è ancora lunga e tocca anche a noi oggi realizzare tutto questo. Carla, da prima presidente dell'AMPI, come lei ci ricordava sempre, a non avere partecipato alla resistenza per motivi anagrafici, ma Carla ha sentito la forte esigenza di parlare ancora di più, di coinvolgere i giovani.
denunciando che una società che non si cura dei giovani e una società che non si cura della propria storia e del proprio avvenire. Carla sapeva, per averlo vissuto sulla propria pelle, e tu ce l'hai ricordato, che gli ideali che l'avevano catturata da ragazza, quegli ideali hanno la capacità di attraversare le epoche e le generazioni, perché sono ideali costitutivi della condizione umana. Oh, sono ideali inesauribili che sempre riemergono in forme nuove. Ieri come oggi, la libertà, la condivisione, la corresponsabilità, il bisogno di vedere accolta e riconosciuta la propria dignità di persone. In un'epoca individualista, tutta dedicata da troppi al culto del presente, dell'immagine fine se stessa, della ricchezza, non dimentichiamolo, del potere, un'epoca in cui si è imposta una parola sgradevole come rottamazione, questa sintonia fra molti giovani e le persone che hanno fatto o come Carla sono cresciute subito dopo la Resistenza, tutto questo è un grande segno di speranza. La speranza che siano proprio loro, i giovani, a dare nuova linfa, continuità a ideali fondamentali che richiedono però di una ristrutturazione e di una rigenerazione. Mai come in questo momento abbiamo tanto bisogno di interpreti e testimoni credibili. Significa, insomma, che quell'antico seme continua veramente i suoi frutti, che sta nascendo un paese nuovo. Forza amici, sta nascendo un paese nuovo che guarda con riconoscenza quel passato che gli ha permesso di esistere, che non accetta più le rimozioni, le revisioni, le manipolazioni o anche solo l'ignoranza della nostra storia, che si ribella a quell'inquinamento della memoria da cui rispuntano, diciamo la voce alta, rispuntano i fascismi, i razzismi, i nazionalismi. Ma attenti, com'è veramente importante. A riguardo di questo vorrei ricordare alcuni momenti per me profondi condivisi con Carla. L'ha ricordata la Presidente dell'ARCI in quel primo febbraio 2018 a Roma, per dire con forza: mai più fascismi, mai più fascismi. E quel 25 aprile a Milano, quando mi ha chiesto di prendere la parola con l'orazione, io piccolo, fragile, ho preso quella parola anche per sottolineare che la liberazione non chiede solo di essere ricordata, ma chiede di essere ancora vissuta e realizzata. E come quel 7 luglio del 2018, l'iniziativa delle magliette rosse per denunciare l'Olocausto ancora in corso a danno dei migranti, dei poveri, dei profughi in molte parti del mondo.
e alla Benedicta, insieme con il caro Don Giampiero Armano, per ricordare i 147 partigiani uccisi in quella Pasqua di sangue del 1944. Amici, Carla ve lo griderebbe lei, con la liberazione, come la liberazione è ancora incompiuta. Così le guerre non sono ancora finite. E ha ragione Papa Francesco, che ci ricorda che c'è una terza guerra mondiale oggi a pezzi sulla faccia della terra. Sono 20 le grandi guerre. Le guerre, due prove eloquenti di tutto questo. 20 guerre in corso in varie parti del mondo. Vergognosa cifra spesa ogni anno per gli armamenti e per il commercio delle armi. Non dimentichiamoci di questo, se no tutto diventa spesso retorica. Allora grazie Carla, grazie per aver seminato tanta speranza, i cui frutti tocca oggi a tutti noi custodire, a trasmettere, a moltiplicare. E lasciami dire, ci mancherai veramente. Ci mancheranno i tuoi abbracci, la tua voce ferma, il tuo sorriso, il tuo sapere scherzare, ci mancherà la tua ironia, ci mancherà il tuo onesto fare i conti anche con te stessa, la passione, ci mancherà la tua passione. Cari amici, non cerchiamola per piacere sotto la pietra o nella cenere, Carla, non cerchiamola nella terra, cerchiamola dentro di noi, nel nostro cuore, cerchiamola nella vita, cerchiamola tra i vivi, Carla, cerchiamola tra i vivi delle persone che lei ha amato. Lo spirito di giustizia, la ricerca di verità che ha animato la sua esistenza è ancora vivo e deve continuare con noi. Ciao cara amica Carla. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono